580.000 euro per un osservatorio astronomico in provincia. Questa è la cifra stanziata dal comune di Massa per la realizzazione di un progetto ambizioso, ma detta degli esperti necessario per valorizzare le nostre risorse. Significativa la scelta del Pian della Fioba come location per la costruzione del centro, un punto strategico per l'osservazione della volta celeste e per il connubio felice con l'orto botanico, da cui partono già numerose visite guidate. Un polo d'eccellenza per scienziati e naturalisti, ma anche un passaggio quasi obbligato per i turisti in cerca di relax. Questo progetto è partito dopo che era stato in pratica deciso di costruire questo osservatorio astronomico al Pian della Fioba. Noi come Circolo di Selle, insieme all'altro Circolo dei Giovani che ha curato la grafica, diciamo, del progetto, abbiamo deciso di fare questa cosa perché comunque è un modo anche di riappropriarsi di un ambiente che altrimenti è poco conosciuto. Noi al Pian della Fioba abbiamo un orto botanico, abbiamo la bellezza delle Alpi Apuane, diciamo, ma non è molto valorizzata. Un tentativo di crescita culturale che sta facendo già discutere molti. Certo è che il nuovo osservatorio servirà come lente non soltanto per gli estimatori della volta celeste, ma anche per chi gli occhi e i piedi li mantiene ben ancorati alla terra. Sarà bellissimo osservare il cielo, sarà bellissimo portare la gente a visitare questo luogo, sarà bellissimo osservare le brutture che da questo luogo si possono cogliere. Ci sono località stupende, ci sono località bellissime che andrebbero protette e vengono sistematicamente distrutte. Io penso al crinale della Tambura, abbiamo addirittura infranto un crinale e nessuno ha battuto ciglio. Un'altra cava enorme che è la cava del Padulello, che come dicevo prima ha un'estensione di 199.520 metri quadri per i quali il comune prende annualmente all'incirca 4.000 euro. È veramente un affronto.